Ciao! Non so se anche voi, come me, vi ricordate la prima volta che avete preso la scossa. Beh, per me è stato mentre stavo armeggiando con le luci dell'albero di Natale. Tra parentesi, mi risulta che molte persone prendono la scossa mentre stanno lavorando e addobbando l'albero di Natale. Soprattutto succedeva un tempo quando le luci, le intermittenze non erano così, diciamo, a norma come lo sono oggi. Beh, da quella volta io ho imparato ad isolare tutti i cavi elettrici con questo strumentino, un nastro isolante che permette appunto di isolare elettricamente i cavi elettrici. Ovviamente questo è uno strumento fondamentale quando si ha a che fare con l'impianto elettrico e quindi anche per il plastico ferroviario. Il nastro isolante viene d'aiuto e vale sempre la pena di tenerlo a portata di mano nella cassetta degli attrezzi. C'è però un'alternativa che è sicuramente più semplice anche, perché a volte isolare dei cavi di piccole dimensioni, come siamo abituati ad usare noi, a volte anche di 0,14 di diametro, risulta difficile avvolgerli con questo nastro, perché appunto il diametro è molto sottile. Quindi se mi seguite in questo video vedrete un metodo alternativo che sicuramente vi piacerà. Eccoci nel nostro tavolo di lavoro con il nostro pezzo che presenta due cavi che vogliamo isolare. È un interruttore che in un precedente video vi ho dimostrato come saldare nel migliore dei modi. Quindi adesso dobbiamo ricoprire le estremità scoperte di questi cavi. Chiaramente esiste sempre il buon vecchio nastro isolante che potremmo avvolgere attorno alla zona scoperta, però in questo caso gli spazi sono molto ridotti e quindi l'operazione risulterebbe un pochettino complessa e sicuramente non verrebbe nel migliore dei modi e col tempo il nastro isolante potrebbe anche scivolare via. Oggi abbiamo a disposizione uno strumento, un accessorio che nel campo dell'elettricità è molto utile ed anche utilizzato. Parliamo delle guaine termorestringenti o termoretraibili. Sono di fatto dei tubicini di diversi spessori. Io qua ne ho due perché normalmente utilizzo quelli di spessori più piccoli per gli scopi e le dimensioni dei cavi che normalmente utilizzo nel modellismo ferroviario. Però sappiate che ne esistono anche di dimensioni maggiori qualora vi dovessero servire per degli utilizzi anche magari domestici della rete di casa, la rete elettrica. In questo caso noi dobbiamo fare in modo che questa guaina vada a ricoprire le estremità scoperte dei nostri cavi. La particolarità della guaina termorestringente, come dice il nome, è che in presenza di calore si restringe, quindi crea una sorta di stretta, di morsa, e va uno ad assicurare il cavo, quindi scongiurando eventuali movimenti ed eventuali distacchi delle parti che si sono saldate o unite. E la seconda, molto importante, è, essendo un materiale non conduttore di corrente, lo isola. Noi in questo caso, viste le dimensioni che dobbiamo andare a ricoprire, utilizzeremo questo che è leggermente più grande. Vi consiglio sempre di avere due o tre diametri a disposizione. Il costo è praticamente irrisorio e lo trovate nei principali negozi di materiale elettrico oppure chiaramente su internet. Quindi quello che vado a fare prima di tutto è determinare la lunghezza che mi serve per ricoprire la parte. In questo caso possiamo utilizzare 1 centimetro
per ogni pezzettino, quindi lo vado a tagliare, dopodiché lo infilo nel mio cavo fino a fargli raggiungere la zona che deve ricoprire. Come vedete bene, ho ricoperto interamente, però in questo caso ancora la guaina si muove. Vado a prendere il secondo cavo e faccio lo stesso lavoro. Ecco quindi che le mie estremità scoperte ora non lo sono più. Devo quindi applicare del calore a questa guaina in modo che essa si restringa. Allora, ci sono due modi fondamentali. Uno, il più tradizionale ma anche sconsigliato, è quello di utilizzare il saldatore nella parte, eventualmente non in punta per non sporcarla, ma nella parte del fusto. Quando il saldatore è caldo, ha raggiunto la sua temperatura, si può appoggiare sulla guaina che si restringe. Gli svantaggi, mi viene da dire, sono che innanzitutto il saldatore potrebbe appunto rovinarsi, poi dovete aspettare che si scaldi e comunque avrete poi uno strumento ustionante in giro nel vostro tavolo di lavoro o sul plastico ferroviario. Quindi, in mancanza di meglio, lo potete utilizzare soprattutto per vedere l'utilizzo e il funzionamento di questa guaina, però alla lunga vi assicuro che è una soluzione che non è idonea. Esistono delle pistole, sembra un phon, ma non può essere utilizzato un phon perché la temperatura che sprigiona è ben più alta di quella di un asciugacapelli. È una pistola ad aria calda, in questo caso da 1500 watt a due velocità, che serve per esattamente questo scopo, cioè emette un flusso di aria calda sufficiente per restringere queste guaine. Adesso cerco di avvicinarvi l'oggetto con la guaina. Chiaramente fate molta attenzione perché questo flusso è caldo ed è sufficiente per scottarvi. Allora lo mettiamo alla velocità 1 e vediamo che le guaine con il calore cominceranno a restringersi. Ecco, avete visto, la pistola si può tranquillamente appoggiare sul tavolo perché ha una protezione di plastica, quindi questa zona di plastica non è assolutamente calda. Attenzione a non toccare la parte in metallo perché è molto calda. Ecco, vedete che in questo caso le due guaine si sono ristrette e anche volessi faccio difficoltà, anzi mi è impossibile toglierle. Quindi in questo caso ho raggiunto il duplice scopo di assicurare ulteriormente i due cavetti ai piedini dell'interruttore, benché avessero già la saldatura, comunque questo è un rinforzo ulteriore, e li ha isolati elettricamente, quindi abbiamo scongiurato eventuali cortocircuiti. Bene, spero che, come sempre, questo video vi abbia dato uno spunto. Vi consiglio di provare questo sistema perché comunque la guaina è molto economica e all'inizio potete utilizzarla con l'ausilio di un saldatore, dopodiché eventualmente potete passare alla pistola. Quindi, come sempre, vi invito a commentare, a portarci le vostre esperienze e, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale. E mi raccomando, con l'albero di Natale state attenti. Alla prossima, ciao!